Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. In questo video vorrei farvi vedere una serie di oggetti in argento che io ho acquistato presso uno store che vende online. Sono capitata per caso sul loro sito, si chiama emozionidargento.com, vi lascio in descrizione il link e ho trovato degli oggetti veramente originali, molto molto carini che io ho pensato di regalare per Natale. Voi state vedendo questo video adesso, quindi Natale è passato, ma io ovviamente l'ho registrato prima. Il problema è che se io lo avessi mandato online prima di Natale, il destinatario del regalo comunque avrebbe visto il suo regalo e quindi ho pensato di registrarlo prima, ma di metterlo online dopo, ovviamente. Così diciamo che ho preservato la sorpresa. Ho già fatto un video dedicato ai regali di Natale che io ho fatto ad amici e parenti, ma ho lasciato fuori questi oggetti perché volevo fare un video a parte su questo, perché ne ho preso tanti e perché comunque volevo, diciamo, racchiuderlo un po' nella stessa categoria. Vi dico subito che l'azienda non mi paga assolutamente per fare questo tipo di video, quindi è una mia iniziativa, io lo faccio semplicemente perché mi fa piacere mostrarvi questi prodotti e parlarvi di un'azienda che io ho trovato, che ho scoperto e che ritengo molto valida, ma non è una collaborazione assolutamente, è una mia iniziativa. Quindi, insomma, questo lo dico perché voglio essere chiara. Quindi insomma, vi dico due cose generali. L'azienda ha una serie di prodotti in argento di vario tipo, dai più classici come le cornici, portafoto, le posate, tutte quelle cose lì, e poi ha dei prodotti che sono idee regalo, bomboniere, insomma, tutte cose che io ho trovato estremamente originali e che sono quelle che vi mostrerò in questo video. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che l'azienda è stata veramente puntualissima nella spedizione, perché io ho ordinato queste cose sotto le feste di Natale, quindi comunque in un periodo in cui i ritardi nelle consegne sono all'ordine del giorno. Invece, in questo caso, tutte le volte che ho ordinato, perché ho fatto tre ordini in tre momenti diversi, perché alcune cose ho deciso di comprarle dopo, e tutte e tre le volte mi sono arrivati i prodotti con una puntualità veramente commovente, perché devo dire che io di solito quando ordino online poi devo sempre aspettare, invece in questo caso sono stati puntualissimi, quindi in 2 giorni lavorativi mi sono arrivate le cose. E poi c'è stata un'altra cosa, io ho acquistato un prodotto che era presente sul sito, ma poi non era presente in magazzino. Mi hanno telefonato per scusarsi, mi hanno proposto un altro oggetto in sostituzione, ovviamente un altro oggetto simile in sostituzione che costava di più, ma me lo hanno lasciato comunque allo stesso prezzo di quello che avevo acquistato io. Quindi sono stati veramente molto corretti e molto gentili, e questo ci tengo a dirlo. Mi fermo con tutte queste chiacchiere e vi faccio vedere subito i prodotti che ho acquistato. Il primo prodotto che voglio farvi vedere è un tappo natalizio che è arrivato nella confezione così, quindi nella scatola bianca, e poi all'interno, come in tutti i loro prodotti, c'è un sacchettino che permette di confezionare già il vostro regalo se volete confezionarlo in questo modo. Questo è un tappo natalizio che ha, come vedete, il Babbo Natale, l'elfo, insomma, un personaggio natalizio con questo lungo cappello, è tutto in argento e sotto al tappo di sughero. E poi c'è questa scatolina di cartone che riprende la forma della bottiglia. Io non tolgo adesso il tappo dalla confezione perché non vorrei fare dei danni, però ha comunque il suo tappino di sughero sotto e poi sopra è fatto in questo modo. Ed è secondo me veramente un regalo carino, originale da fare magari sotto le feste perché nella tavola di Natale fa la sua figura, quindi insomma a me piaceva veramente moltissimo questo oggettino. Il secondo articolo che voglio farvi vedere è arrivato confezionato in un modo eccezionale perché è arrivato all'interno di questa scatolina che già da sola secondo me fa regalo perché ricorda un po' la borsetta, è una scatolina di cartone però è veramente bella perché ricorda un po' una borsetta con questo disegno davanti, con questa donna giapponese, poi con questo cordoncino così, con questa forma. Secondo me già è favolosa la scatola. E all'interno c'era una bambolina che è il portachiavi della fortuna.
Poi vi faccio vedere che cosa c'era all'interno. La bambolina della fortuna è questa, è un portachiavi, quindi ha il suo anellino. Poi ovviamente qui c'è, diciamo, il marchio distintivo dell'azienda, quindi insomma è molto, molto rifinito, ecco, veramente molto rifinito. Questa è la bambolina che davvero mi sembrava molto carina. Queste bamboline sono tutte, hanno tutte, diciamo, un tema particolare. C'è quella della fortuna, c'è quella della salute, ce ne sono una serie. E dentro alla confezione c'è il bigliettino fatto in questo modo qua. E per ogni bambolina voi potete vedere qual è, diciamo, la categoria che va appunto a riprendere, quindi fortuna, salute, amore, amicizia, insomma ce ne sono una serie. E quando voi lo regalate, ovviamente la persona vedendo il bigliettino potrà capire a che cosa corrisponde la bambolina che voi le avete regalato. Quindi insomma, anche questa ve la faccio vedere ancora una volta. Mi piaceva veramente molto e l'ho trovata molto 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 carina. Poi voglio farvi vedere un altro oggetto che nella sua semplicità mi sembrava veramente molto bello, che è un segnapagine. È questo, è un angioletto che tiene in mano un cuore. È molto carino e anche questo è molto rifinito, perché vedete che anche dietro comunque è veramente rifinito. È molto bello, funziona un po' come una mollettina, quindi voi mettete il segnapagine in questo modo e rimane appunto così. È una specie di segnalibro, diciamo. Anche questo ha tutte le sue categorie, questo in particolare è l'armonia, però ce ne sono altri, c'è la felicità, c'è la salute, insomma ce ne sono una serie e anche qui, come in tutti gli altri, vi arriva ovviamente il bigliettino. Mi piaceva molto anche il sacchettino, che è questo, con la scritta porta sempre un angelo con te, e mi sembrava veramente carino anche questo. E arriva, oltre al sacchettino, c'è, diciamo, il suo sacchettino di tulle, quindi arriva confezionato in questo modo qua, e anche questo davvero mi è sembrato molto bello. Poi voglio farvi vedere un presepe in argento. Anche questo è arrivato nella confezione, nella solita scatola, e poi aveva il suo sacchettino, è un sacchettino natalizio, perché ovviamente trattandosi di un presepe comunque diciamo che ci si aspetta venga regalato sotto Natale, quindi il sacchettino era natalizio. C'è ovviamente il suo bigliettino anche qua. E arriva confezionato in un modo davvero molto originale, secondo me, perché è qua dentro. Quindi c'è questo sacchettino, così con questo motivo un po' natalizio, insomma, questo tema un po' natalizio. E davvero mi sembrava molto originale, proprio anche nella sua confezione. Il presepe è molto bello, è tutto in argento, molto semplice, molto piccolino. Va bene giusto da posizionare su una mensolina oppure sotto l'albero di Natale, magari in un punto, insomma, che rimanga un po' visibile perché è molto piccolino, però insomma è un bel pensierino da fare per Natale. È molto ben rifinito, io spero che lo vediate bene, è veramente bello, soprattutto anche nella sua confezione, perché secondo me comunque è originale. Anche perché poi questo tipo di confezione si può utilizzare magari per le decorazioni natalizie, si può appendere all'albero, perché comunque dietro c'è il suo gancetto qua fatto in stoffa, non so se lo vedete. Quindi potete poi appendere questa decorazione anche all'albero di Natale. Quindi in un certo senso diciamo che sono due regali in uno. Anche questo, insomma, mi è piaciuto. Poi voglio farvi vedere una bambolina, e in questo caso è proprio una bambolina, quindi diciamo che è un soprammobile. Anche questo mi è piaciuto perché è arrivato confezionato così, quindi in questa bellissima scatola. Quindi diciamo che questa azienda ha veramente un'attenzione particolare anche proprio alle confezioni, perché non arriva tutto inscatolato a caso, ma ogni articolo è arrivato in una confezione regalo. Quindi mi è piaciuta tantissimo. C'è all'interno il bigliettino con tutte le bamboline, quindi amicizia, salute, amore, insomma tutti i generi, fortuna. Io in questo caso ho preso quella della salute e ve la faccio vedere subito. È veramente carina anche questa. È fatta così, è una tipica bambolina orientale ed è un soprammobile perché si mette comunque. Così sta in piedi in questo modo, l'avvicino il più possibile sperando che la vediate bene. È molto ben rifinita anche questa, è in argento, è veramente, secondo me,
molto originale. Non lo so, io quando ho trovato questo sito ho veramente pensato che fossero tutti oggetti originali. Almeno a me non era mai capitato effettivamente di trovare un sito di prodotti in argento che avesse dei prezzi così buoni e con dei prodotti davvero così carini, che si allontanano un po' dalla classica cornice, dal classico quadretto in argento. Poi ci sono anche quelle cose lì, ci sono anche le cose più classiche. Però a me quello che è piaciuto di questa azienda, appunto, sono stati tutti questi articoli un pochino più originali. Poi voglio farvi vedere un altro prodotto, è un diffusore per ambienti che arriva nella scatolina fatta in questo modo qua e poi c'è un nastro, così voi potete comunque poi fare il fiocchetto e creare proprio una scatola regalo vera e propria. Questo è davvero molto molto bello come prodotto perché è un diffusore per ambienti molto particolare perché c'è anche qui la bambolina orientale fatta in questo modo e questa è l'essenza profumata, quindi adesso c'è questa allegata, però potete scegliere comunque il tipo di essenza che voi preferite, quindi insomma anche questa idea mi è piaciuta molto. Vi faccio vedere com'è fatta. Praticamente ha qua il foro dove voi potete mettere la vostra essenza profumata e qua dietro ci sono tre forellini che sono quelli poi che rilasciano la profumazione nell'ambiente. È molto piccola, quindi non è una cosa invasiva ed è secondo me davvero carina. E di questo genere ce ne sono un po' diversi, quindi c'è quella della fortuna, quella della salute, poi c'è amore e passione, insomma ci sono una serie di bamboline diverse e le avete tutte nel vostro foglietto, perché in tutti i prodotti comunque c'è il foglietto. Questa in particolare, quella della fortuna, è veramente particolare e in questo caso io ne ho prese tre diverse perché comunque volevo fare dei regali e una invece me la tengo io perché comunque mi piaceva molto questo articolo, anche se io non uso tanto le profumazioni per ambienti, però mi piaceva veramente il packaging, quindi insomma me la sono comprata anch'io. Adesso vi faccio vedere anche le altre perché ho preso amore e passione e salute e forza oltre la fortuna, quindi vi faccio vedere le altre. Voi vi starete chiedendo, ma quale delle tre tu pensavi di tenerti? Io non vorrei deludervi, ma pensavo di tenermi salute e forza, perché secondo me è la cosa più importante. Poi tutto il resto, se c'è la salute e c'è la forza, si può fare. Vi faccio vedere come arriva perché questa è già confezionata, avevo già fatto il fiocchetto, quindi vi faccio vedere il prodotto finito. Ecco qua c'è la sua scatolina, quindi si presenta poi in questo modo. Vedete, c'è il fiocchetto, si è un po' schiacciato perché l'ho messo all'interno della scatola, però insomma veramente carina. Questa in particolare vi dico subito che cos'è. Dunque, questo è Amore e Passione. Così vi faccio vedere anche gli altri modelli perché comunque sono vestite in modo diverso. Questa è quella dell'amore e passione, vedete che è anche carina, molto molto bella anche questa. E c'è ovviamente all'interno tutto il bigliettino, poi c'è anche la garanzia, insomma ci sono una serie di cose molto molto interessanti. E poi vi faccio vedere quello della salute e della forza, che è quello che mi tengo io. Eccolo qua, questo è quello della salute e della forza, che è vestita in un altro modo. Insomma, questi prodotti mi sono sembrati originali. Poi vi faccio vedere un'ultima cosa, un'ultima serie di prodotti, che anche quelli davvero mi sono piaciuti, mi sono sembrati originali, che sono le scopette scaccia guai. Chi è che non ha bisogno di una scopetta scaccia guai? Tutti ne abbiamo bisogno e quindi ho pensato che poteva essere utile. È molto carina perché si può appendere all'albero di Natale o può essere usata anche come portachiavi perché sopra ha il suo forellino. E ne ho prese tre e hanno tre motivi diversi. Questa ha la classica ghirlanda natalizia, quindi è colorato rosso e verde, arriva confezionato così e poi all'interno c'è sempre il suo sacchettino. In questo caso è un sacchettino rosso fatto in questo modo con il fiocchetto. Poi vi faccio vedere le ultime due che sono, hanno due, diciamo, modellini diversi. Questa ha, la pallina dell'albero di Natale sopra, perché vedete che è sferica, rotonda in questo modo. E questa invece ha, l'albero di Natale.
sopra. Quindi è fatta in questo modo. E mi sembravano veramente dei prodotti carini. Quindi, insomma, vi volevo far vedere queste cose, volevo fare questo video perché secondo me, se dovete fare un regalo originale, sono veramente molto molto carini. Bene, questi erano i prodotti, spero che vi siano piaciuti. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!